Allora, siamo con Roberto Pirro, attuale massimo dirigente della Telegate. Quest'oggi, come avevamo preannunciato sul sito, c'è stata la presentazione del nuovo allenatore, ma anche del roster della prossima stagione. L'allenatore non c'è, ma comunque lo possiamo dire, no? Sì, vabbè, oggi abbiamo fatto una panorama su come la gestione dell'Atletico Gaeta Calcio 5, ho spiegato ai ragazzi come quest'anno gestiamo la squadra. Ho detto che non abbiamo un allenatore sulla carta, però ci sta il capitano, l'ex capitano di 2 anni fa, Antonio Valente, che lui ci dà una grossa mano, e in più c'è anche l'aiuto di Damiano Sorrentino con alcuni schemi suoi che ci darà a noi, ci darà d'aiuto alla squadra. Certo, un giocatore di classe, quindi sarà importante nel... Sì, no, abbiamo chiesto a Damiano se ci dà una mano a livello di schemi e via dicendo, perché essendo Damiano venendo da una categoria con delle squadre che hanno puntato sempre a vincere, quindi c'è un po' di esperienza in più e ci fa piacere che ci dà delle idee sul calcio a 5. Ho visto che la rosa comunque è vasta, ma penso la devi definire ancora, oppure sì. Sarà qui? Partiamo con quasi 23 ragazzi, purtroppo quest'anno sono 23 ragazzi validi, però non pensiamo di tenerli tutti perché 23 persone sono tante, quindi dobbiamo raggiungere sulle 17 elementi. Niente, questo però non è un compito mio, è un compito di tutta la società, compreso i ragazzi che ne discuteremo, e quindi adesso è presto, questo valuteremo a fine settembre. Ho visto che comunque ci sono anche nuovi dirigenti, il presidente rimane comunque Giuliano Piero, oppure è cambiato qualcosa? No, il presidente è mio fratello Giuliano, poi c'è Silvia Avino, che è la nostra segretaria, poi abbiamo Gianni Grasso, Salvatore Di Fonso, Gennaro Trani e anche Pietro Coccoluto, che sono i nuovi dirigenti che sono entrati nell'Atletico Gaeta. Quindi quest'anno abbiamo la forza di altre persone che stanno con me, e quindi non nego che vorrei fare un campionato per vincere. Sicuramente, anche perché se sei comunque già attrezzato a livello di società come organigramma, è più facile poter gestire eventualmente la categoria superiore. L'anno scorso eri da solo, quindi comunque... L'anno scorso sono partito male sia dall'inizio, ero da solo e non c'avevo una squadra competitiva per poter affrontare un campionato di C2 regionale. E quindi già il girone di andata mi sono reso conto, ho cominciato a mollare anche io come i ragazzi, decidendo anche con mio fratello di retrocedere e di puntare a un nuovo campionato provinciale per chiarire bene tutto e per cominciare un nuovo ciclo dell'Atletico Gaeta. Si parte in preparazione lunedì, mi sembra di aver capito. Lunedì partiamo con 2 giorni. I 2 giorni di partitella tra di noi e poi mercoledì si comincia a lavorare sul serio. Okay. Hai già un'idea di quali giocatori andranno via, oppure valuterà Antonio Valente? No, non toccherà a me giudicarlo, non toccherà, però in questo momento sono tutti quanti validi a noi nella rosa, e quindi per il momento oggi è presto a dirlo. Questo lo possiamo dire a fine settembre, quelli che rimarranno, gli altri che lasceranno a fine settembre possiamo dire. Ultima domanda sulla maschera, hai visto probabile le squadre del probabile girone, mi sembra che sono tutti in zona, quindi tutte squadre abbastanza competitive, no? Sì, è un po' campionato qui in zona, ci sono 2 squadre, la squadra di Fondi che è molto competitiva, la Vis Fondi. Mi hanno detto che anche l'Olimpus sta attrezzando una buona squadra e una delle 2 di Terracina che è un'ottima squadra. Quindi vabbè, noi punteremo a fare un campionato nostro e quindi non temiamo nessuno.
parliamo brevemente, se vuoi, l'hai detto nella chiacchierata con i due ragazzi, che ci sarà anche una squadra femminile di Atletico Crete. Come si è pensato di fare questa? È stato perché comunque ogni anno c'erano questi tornei femminili, quindi Fernando Riesco... Questo no, perché noi al Country Club l'abbiamo sempre avuta una squadra femminile. Quindi l'impronta del femminile c'è sempre stata. Forse possiamo dire che il Country Club femminile è stata una delle prime società a avere una squadra in provincia di Latina del calcetto, del calcio a 5. Quindi ritornare un'altra volta con una squadra femminile è stato voluta da me, perché l'ho sempre desiderata avere una squadra femminile. Poi ho trovato quest'anno la disponibilità di queste ragazze che fanno tornei da anni da me, e quindi sono ben lieto di fare un campionato con loro. Anche qui hai già scelto l'allenatore oppure quello da verificare? Guarda, l'allenatore lo scegliamo martedì. Ieri abbiamo fatto un allenamento con queste ragazze e c'è tanto entusiasmo tra di loro. E anche noi tutti i dirigenti siamo rimasti contenti. E ieri è stata formalizzata anche l'iscrizione per quanto riguarda il loro campionato, e quindi martedì cominceremo sul serio anche con loro. L'ultima cosa, il ruolo di Fernando Riesco in questo contesto femminile. Fernando Riesco quest'anno collabora con me con tutto l'Atletico Gaeta, e quindi oltre al settore giovanile, Fernando si è sposato anche lui l'idea di questa squadra di calcio a 5 femminile. A lui gli piace, poi conosce le ragazze, che c'è stato sempre a contatto a livello torneo per tutto il periodo estivo, e quindi lui pure è entusiasta di questa cosa. D'accordo, allora appuntamento alla settimana prossima per iniziare a verificare questo nuovo Atletico Gaeta. Speriamo, insomma, ti auguro che possa essere una squadra che possa vincere il campionato. Io ti ringrazio, e la prossima settimana posso darti anche altre informazioni sulla squadra, sia maschile che femminile. Grazie, alla prossima. Arrivederci.